imbattuto Mantova apre le porte di casa a una possesso reduce dalla vittoria contro il Fiorenzuola per 3-1, pro che dopo l'era Andreoletti andato al Benevento e con i playoff conquistati la passata stagione ha deciso di ripartire da Francesco Parravicini, che già aveva allenato la squadra bianco-blu dal 2017 al 2021. C'è invece Possanzini sulla panchina del Mantova, voglioso di proporre un calcio offensivo, l'ex attaccante tra le altre del Brescia. A partire forte però è la Pro Sesto, punizione affidata a Barranca, alto il tentativo del numero 20, laterale di destra che partecipa sempre molto al gioco. Si fa vedere il Mantova invece dall'altra parte, Muroni con il destro va altissimo, il classe 96. Galuppini sulla sinistra prova a costruire col suo mancino, esce sicuro il portiere della Pro Sesto che poco dopo rischia di farsi male su un'altra uscita alta, sempre le corsie esterne a far male per quanto riguarda la squadra di Possanzini. La Pro Sesto prova a farsi vedere ancora una volta con Barranca, il più pericoloso nel primo tempo con questa stagione per il numero 20. Poi Galuppini da fuori area con il destro, si alza il pallone del frate in difficoltà, c'è lì appostato Maggioni che fa 1-0, ma la posizione è irregolare. Aveva già segnato in campionato il classe 2001 ex Modena alla Juve Stabia nel 22-23, è segnato all'ultima due gol invece la passata stagione. Inizia il secondo tempo e ci prova la Pro Sesto con Capitan Gattoni da fuori area, però il momento è buono per il Mantova perché sbuca ancora una volta Maggioni, questa volta è tutto regolare, assist perfetto di Panizzi dalla corsia mancina e inserimento ottimo di Maggioni che trova questa volta sì il suo secondo gol consecutivo in campionato. Continua ad attaccare il Mantova, pasticcia Toninelli, fiori con il destro del frate di Via e arriva il palo a negare la gioia del gol all'esterno ex Spal. Monachello ci prova col tiro a giro, sfortunato qui il numero 45, riduce da una brutta stagione a causa della rottura del legamento crociato. Gattoni col sinistro ci prova ancora da fuori area, vola l'estremo difensore del Mantova, attacca la Pro Sesto, si scopre e allora Giacomelli al debutto, serve il pallone per Fiori, tocco dolce dolce che va a fare 2-0, primo gol tra i professionisti per il numero 11, migliore in campo della squadra di Possanzini, gioia anche per Giacomelli che bagna il suo debutto assoluto con la maglia del Mantova dopo anni a Vicenza con un perfetto assist, super vittoria del Mantova. La squadra di Possanzini continua a volare, 7 punti, 5 gol fatti, 1 subito, secondo KO in stagione invece per la Pro Sesto.